Un saluto a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Simone ed anche oggi torniamo a parlare di padel. Perdonate l'assenza ragazzi, perdonatemi veramente se scorsa settimana ho saltato il video, ma mi è successa veramente una cosa che mi ha distrutto, ovvero il dente del giudizio. Ora, chi ha passato questa esperienza sicuramente mi può capire, sono stato con dei dolori ragazzi atroci, allucinanti, e veramente non riuscivo, ci ho provato ma non riuscivo a registrare. Nel frattempo però abbiamo superato quota 200 iscritti sul canale, quindi io veramente vi ringrazio di cuore davvero per tutto il supporto che mi state dando, nonostante non fosse uscito nessun video, insomma il canale continua a crescere, vi ringrazio davvero di cuore. Prossima settimana ragazzi, se tutto va bene, ripeto, se tutto va bene, farò un piccolo speciale per questi 200 iscritti, perché ho comprato una nuova racchetta, una racchetta che è difficilissima da reperire, infatti sono molto contento e vi racconterò. È stata un'esperienza incredibile, l'ho acquistata da Padel Nuestro. No God! No God, please no! 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 E vi racconterò, vi voglio raccontare quello che sto passando ragazzi per prendere questa racchetta. Vi darò anche una mia opinione personalissima su come gestire gli acquisti su Padel Nuestro, quindi rimanete collegate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, supportatemi ragazzi, perché ci saranno tanti video interessanti che pubblicherò in futuro. Ci sposteremo anche in esterna, quindi insomma ci sposteremo in campo. Sto studiando un po' l'attrezzatura, perché come potete immaginare non è facile insomma spostarsi poi all'esterno col sole eccetera eccetera, però mi sto attrezzando. Oggi video molto particolare, secondo me fondamentale. Non parleremo di racchette ragazzi, ma parleremo di posizioni, parleremo di come posizionarsi in campo. Secondo me questo è veramente un argomento che tutti gli amatori dovrebbero approfondire. Ora chiaramente non con me, forse non sono neanche la persona più adatta, però insomma ho diverse partite alle spalle, ho sbagliato tante volte, quindi ci sono passato anche io in primis, e ho capito quanto è importante posizionarsi bene all'interno del terreno di gioco. Questo perché? Perché non conta soltanto il come si fa il colpo, non conta solo la tecnica, la potenza, ma essere al posto giusto nel momento giusto può davvero fare la differenza. Vedremo le giuste posizioni in due modi nello specifico. Il primo, ragazzi, mi permette di dare il benvenuto a lei, la tavola di padel. Ho speso una fortuna per averla, non potete capire. La bellezza di 8 euro da Padel Nuestro mi è arrivata. Allora, diciamo, le condizioni cerco di mettere tutto in controluce per farvi vedere che non è proprio perfetta, però insomma ho speso 8 euro ragazzi per fare un reso, per aspettare, non mi andavo, ho detto vabbè, ce la teniamo, ed è questo quello che passa al convento, quindi bisogna accontentarsi. Vedremo quindi sulla lavagna le posizioni da tenere, e poi successivamente inserirò anche dei video dimostrativi di giocatori insomma del World Padel Tour, per farvi vedere proprio nel concreto dove bisogna posizionarsi quando si batte. Innanzitutto la prima domanda da farsi è: a che cosa serve il servizio nel padel? E qui secondo me c'è la grande differenza con il tennis. Perché? Perché nel padel vedere un ace a livelli intermedi avanzati è praticamente impossibile ragazzi, questo per un motivo molto semplice: nel tennis si può battere al volo dall'alto, quindi imprimendo maggiore potenza; nel padel questo non può succedere, perché non solo batteremo dal basso verso l'alto, ma la palla dovrà rimbalzare una volta per terra. Poi se ci pensate bene, le pareti rimettono la palla in campo, quindi quando vi dico che la potenza non è tutto nel padel è proprio per questo, perché una volta che la palla tornerà dalla parete, docile tornerà dal nostro avversario. L'obiettivo nel padel, nei livelli diciamo bassi, deve essere sempre soltanto uno: quello di permetterci di arrivare a rete nel più breve tempo possibile. Quindi un servizio lento paradossalmente è quasi preferibile rispetto alla grande bordata, perché più forte tireremo e minore sarà il tempo che avremo per arrivare a rete. Nel primo grafico che vi mostro, che metto qui di fianco a me, vedremo una posizione specifica, ovvero quella di A
e di B. A siamo noi, ok? Facciamo finta che quindi dobbiamo battere da destra verso sinistra e abbiamo il nostro compagno B che avrà una sola preoccupazione, quindi coprire il parallelo. Si posizionerà dunque verso la grada laterale, quindi che cosa significa? Che lascerà scoperta una posizione di campo centrale piuttosto ampia, quindi il giocatore A la prima cosa che deve fare è andare verso il centro proprio per coprire quindi quella zona lasciata libera dal nostro compagno di gioco. Che cosa significa? Che se noi alla battuta ci posizioneremo troppo a destra, nel secondo grafico vi faccio vedere le cose da non fare, sarà molto più complicato arrivare nella zona centrale perché semplicemente sarà più lontana, ok? Quindi noi dobbiamo ridurre quanto più possibile quel passaggio lì, ok? Che succede? Se battiamo troppo da destra probabilmente cercheremo una diagonale perché avremo un maggiore angolo, ok? Per andare in diagonale potrà uscire anche una buona battuta, ma probabilmente dopo la risposta del nostro avversario saremo in una terra di mezzo perché non avremo fatto in tempo arrivare a rete, quindi saremo un paio di passi dietro e colpire una volée due passi dietro di dove dovremmo essere non è affatto facile, soprattutto per i livelli intermedi o principianti, ragazzi. Quindi posizione giusta, davanti, centrale. Nel video dimostrativo, ragazzi, guardate, si vede davvero molto bene perché abbiamo Galan che copre il parallelo, quindi molto vicino alla grata laterale. La preoccupazione di LeBron è quella subito di andare a coprire la zona centrale e mettersi in posizione per la volée. La seconda battuta, quella da sinistra, secondo me è quella più delicata, quindi allo stesso tempo è anche la più importante. Perché? Perché i ruoli si ribaltano tra A e B, quindi avremo B, che in questo caso è il nostro compagno, che andrà a coprire la zona centrale del campo. Se guardate nel grafico si vede molto bene, c'è la parte destra che è completamente vuota, quindi è esattamente lì che noi dovremo andare, che il giocatore A dovrà coprire. Quindi la battuta più sarà veloce, ragazzi, e più per certi versi ci danneggerà, perché ci darà meno tempo di arrivare a coprire il parallelo. Noi dobbiamo scattare subito verso la parte destra, quindi dobbiamo andare verso la grata laterale. Per farlo servizio in backspin. Se non abbiamo il backspin, ragazzi, non è un problema, possiamo fare anche un colpo più piatto. L'importante è che ci diamo il tempo di arrivare a coprire il parallelo. In questo senso molti preferiscono fare una battuta centrale, quindi non alla ricerca del vetro laterale, quindi andare al centro del campo in modo che il nostro avversario con il dritto sia in difficoltà a cercare quel parallelo famoso, ok? Quindi potrebbe essere una buonissima soluzione quella di colpire verso il centro del campo. La cosa assolutamente da non fare, la si vede nel grafico molto chiaramente, riguarda tutti e due i giocatori, perché se B coprirà la parte sinistra in maniera errata ci costringerà o andare noi verso il centro, ma quindi lasceremo la parte destra completamente scoperta, lasciando via libera al dritto del nostro avversario, oppure se noi faremo la mossa corretta e quindi andremo a coprire il parallelo, se B non è al centro del campo lasceremo uno spazio centrale che è proprio deserto, deserto totale. Anche qui video dimostrativo, guardate bene, il giocatore di sinistra B, che ricopre la zona centrale del campo, l'unico pensiero di A quindi sarà quello di battere e scattare per coprire il parallelo e poi fare anche qui una facile volée. Oh, ovviamente nessuno vi vieta di battere dove volete, ci mancherebbe altro, cioè queste sono indicazioni generali, però da tenere a mente, sono nozioni che magari possono esservi utili perché vi facilitano la vita dopo la battuta. Fatemi sapere nei commenti, insomma, se questo video vi può essere stato utile e soprattutto che cosa volete vedere a livello tattico. Possiamo vedere la risposta in battuta, possiamo vedere anche diversi posizionamenti durante l'azione in game, quindi fatemi sapere che cosa vi può interessare, ragazzi, perché per me questi argomenti fanno davvero la differenza, anzi sono anche molto più utili di una semplice recensione di una racchetta. E anche oggi per questo video siamo arrivati alla fine, ragazzi, io vi ringrazio ancora come sempre per tutto il supporto che mi date, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, iscrivetevi sui social, fate come volete, come sapete, io rispondo a tutti, ci vediamo al prossimo video, da Simone è tutto, vamos!